tantissimo di calcio, perché c'è una Juve che convince forse ancora di meno, convincono invece molto di più l'Inter e il Napoli. Buonasera Paola. Guarda come sono elegante per te questa sera, Inter capolista però. Vabbè, io ti do la scossa. Buonasera a tutti, una grande Inter capolista, ma domani c'è Torino-Lecce. Assolutamente sì, però per ora l'Inter di Conte è in testa, parleremo di questo, tanto della Juventus che qualche dubbio in qualche modo l'ha creato, ma fra pochissimo le immagini di un posticipo molto molto avvincente, quello a Verona-Milan. Ma subito i nostri ospiti, Marco Tardelli, buonasera Marco. Innanzitutto perché c'è questo sondaggio, state rispondendo in tanto. Juventus, volevo chiedere a Vaccari, che è collegato con noi, Paolo Vaccari, se e come risponderebbe per esempio a questo sondaggio che stiamo proponendo al pubblico della Domenica Sportiva. Però una bella Roma allenata da San Paolo, buonasera. Come ha visto Rebic e perché è partito con 6 nuovi giocatori in panchina? Forse è il momento delle voci dei protagonisti della vittoria della Roma, le ha raccolte per noi Alessandro Antinelli. Altre due giornate di Milan, perché il Milan è pressione, grande pressione il Milan. Quindi, no, voglio tornare un attimo da Paolo Vaccari per provare a tornare seri e a parlare questa volta di rugby. Coppa del Mondo, grande Rai. E Juventus, però brevemente salutiamo Cristina Caruso che ci ricorderà i temi dell'altra DS che andrà in onda subito dopo la Domenica Sportiva con me e Jacopo. A te Cristina. Nate da tifosi della Juventus per un suo ritorno. Volevo un attimo sentire cosa ne pensava Pantani, è vero? Allora, tra un attimo diamo un sondaggio. Volevo parlare un attimo con Chiara di questa Inter, se è andata a casa di questa neopromossa per farla. Non ha che buon risultato, il Torino Nazionale faceva sì con la testa su dell'Inter. Sì, perché l'assenza dei Chiarini è molto importante. Quindi voi sono sempre qua, non me ne vado. Buonanotte a tutti. Sì.